Noi ti aiuteremo a tornare a casa. Le coordinate che mi hai detto indicano un posto qui vicino. Mi sono confuso. Risulta abbandonato e in questo stato da molti, molti anni. Ci sta prendendo in giro. Ti sei confuso? Di nuovo? Dovremmo fidarci oppure no? Ho ricordato qualcosa. Ma dove siamo arrivati? Quello che cos'è? Vuole sapere anche lei la mia casa? Oh, mi ha dato delle coordinate. Una piramide? Ehi, c'è qualcuno? Non andremo mai più in un posto che ci dice lui. Ci serve un altro piano per scoprire la verità sullo schiaccianoci. Dominique, guarda. Per il principe schiaccianoci Hans. Dal consigliere Philippe. Bene, capito cosa dobbiamo fare adesso appena entriamo in casa? Mi raccomando. Sì, va bene, ho capito tutto. Andiamo. Facciamo in fretta. Questa strana lettera indirizzata allo schiaccianoci l'abbiamo trovata questa sera nella nostra cassetta delle lettere. Lo schiaccianoci è lì. Lì dietro, ma è meglio che non ci senta per il momento. Il piano è di far allontanare lo schiaccianoci da lì e metterlo in un altro posto dove non possa sentirci. Abbiamo bisogno di rimanere un po' da soli con voi per parlare di questa qui. È una situazione davvero strana. Dobbiamo assolutamente parlare di che cosa fare con questa qui. Che cosa ci sarà scritto? Bene, Eric, dove sei? Dove è andato lo schiaccianoci? Dove è andato? Lo schiaccianoci non c'è più. Era qui fino a un attimo fa. Eric, ma che... Fatto! Ho risolto. Ci ho pensato io, Dominique. Fatto? Fatto che? Ho fatto sparire lo schiaccianoci. Siamo soli adesso, possiamo parlare. Cosa? Aspetta, dove l'hai messo? Ma... Fatto sparire? Me l'hai detto tu. Non doveva sentirci. Stai tranquilla, è in ascensore. Dove? In ascensore. Lo hai messo in ascensore? Oh, Eric! Che c'è? Che ho fatto di male? Gli ho detto di farsi un giro. Ma come ti salta in mente? Riportiamolo dentro. Rieccovi, signori. Perché mi avete portato qui? Già, Eric, bella domanda. Perché non ce lo spieghi? Perché lo hai messo in ascensore? Volevo fargli vedere cose nuove, incontrare nuova gente, prendere un po' d'aria. Oh, no, si sta chiudendo. Oh, no, poveretto. Io volevo farti divertire un po'. Ho incontrato un uomo. È entrato, ha premuto un pulsante ed è uscito senza nemmeno salutare. Che sgarbato! Ah sì, era sicuramente il vicino. Ma no. Ma non è che è sgarbato, è che tu sei solo un pezzo di legno. Cioè, lui non poteva pensare che tu parlassi. Insomma, portalo dentro, Eric! Ok, ma io pensavo di stare facendo la cosa giusta. Sì, pensavi male, molto male, forza. Rientralo. Va bene, anzi, ma quanto hai mangiato? Vai, dentro. In ascensore, ma sei impazzito! Ma tu me l'hai detto! Ma io ti avevo detto di allontanarlo, portarlo in un'altra stanza, intendevo tipo la camera da letto. E allora, la prossima volta, spiegati meglio! Ci penso io. Scusa, Hans, scusa, Eric, sai, ogni tanto lui è un po' strano. Comunque, adesso, per farci perdonare, ti mettiamo in un posto più comodo, perché qui è davvero scomoda come posizione. Davanti alla porta arrivano questi spifferi di aria fredda che fanno venire il torcicollo, vero Hans? Ma è di legno. Quindi adesso Eric ti prende in braccio e ti sposta e ti porta nell'ultima stanza. Lì è comodissimo, c'è una temperatura perfetta e hai bisogno di riposarti sicuramente. Insomma, Eric, prendilo e portalo lì. Lo porto lì dentro. Vai, veloce. Anzi, scusami, ma... Ok, va bene. Mi raccomando, l'ultima stanza, non ti sbagliare. Vai. Grazie, signori. Figurati, Hans. Non c'è di che. Siete gentili. A destra. Credo. La stanza da letto. Sì. Fatto. Adesso va bene, finalmente. Ehi, vieni qua, sprigati. Fatto.
Ciao ragazzi, io sono Eric. E io sono Dominique. E che siamo la Dino, che siamo Dominique. Ed insieme. Ed insieme, siete insieme. E adesso abbiamo un mistero tra le mani. In tutti i sensi. Ho controllato la posta e ho trovato questa nella nostra cassetta delle lettere. Mi è sembrata subito strana. Poi ho letto e guardate. Qui dice dal consigliere Philip. E poi c'è una scritta in tedesco. Questo significa Germania, sì, questo sì. E poi guardate qui, ci sono dei francobolli. E anche questi sembrano provenire dalla Germania. Ci sono scritte cose... tipo Deus, Deus, Zau. Sì, 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 sì. E poi infine la lettera è indirizzata al principe Schiaccianoci, Hans. È indirizzata proprio a lui, al nostro Schiaccianoci parlante che si chiama Hans e che viene dalla Germania. E quindi adesso che finalmente siamo soli possiamo parlarne. E quindi ragazzi parliamone, non è strano? Oh, è decisamente strano. Da giorni stiamo cercando la vera casa dello Schiaccianoci perché volevamo aiutarlo a tornare a casa sua. Aveva raccontato di un castello in Germania, ma poi a un certo punto ha iniziato a mentire. Ha iniziato a darci delle indicazioni e ci ha mandato in dei posti assurdi, pericolosi. E quindi abbiamo cominciato a sospettare di lui. Ma lo Schiaccianoci è buono o è cattivo? Perché ci mente? Solo che non riusciamo a darci una risposta. Ma è proprio questa che potrebbe darci una risposta. Una lettera che viene dal vero castello in cui abitava lo Schiaccianoci. Dentro ci sarà scritto qualcosa che ci toglierà ogni dubbio. Voi ragazzi non siete curiosi di scoprire la verità su quello Schiaccianoci? Di scoprire tutto quanto? Lasciate like a questo video e iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nulla. È il momento di aprire questa lettera. Ma Dominique, tu non dici sempre che è sbagliato aprire la posta degli altri? Tu mi hai fermato tante volte solo perché ero curioso. E adesso la vuoi aprire? Ma non dovremmo darla a lui? Lui la deve aprire, lui la deve leggere e poi se ce ne vuole parlare noi siamo qui per lui. La legge lui per primo e poi non ci vuole dire niente. Insisteremo. E se ci mente? Non gli crederemo. E come faremo a scoprire la verità? Non la scopriremo mai. Così dobbiamo approfittare di questa lettera, Eric. Non confondiamoci, tu hai ragione. È vero, non si apre la posta degli altri, non ci si intromette nelle cose degli altri, non si invade la privacy. Però questa è una situazione molto particolare, è una situazione grave. Quindi in questo caso dovremmo aprirla. Tu chi sei per dire che oggi possiamo aprirla e le altre volte no? Ci vorrebbe il parere di qualcun altro, di qualcuno più saggio ed esperto, tipo un giudice. Sì, il parere di un giudice. Un giudice. Sto arrivando! Ma dove è andato adesso? Detto tra noi ragazzi, chi di voi pensa che Eric non vuole aprire quella lettera soltanto perché ha paura? Alzi la mano. Ha paura, è sicuro. Sto arrivando, eccomi! Tutti in piedi! Il giudice è arrivato! Non ti preoccupare, Guglielmo. Eccomi, salve. Scusa, chi sarebbe lei? Il giudice Eric. Perché hai il libro dei d'insieme? Questo qui è il codice d'insieme. Qui ci sono scritte le leggi e le disposizioni che regolano questa casa. Quindi tu sei un giudice? Beh, ma a me non sembri proprio un giudice. Insomma, scusi, vostro onore, io avrei un'obiezione. Obiezione respinta, mi faccia parlare prima. Poi potrà parlare lei. E quello è il suo martello. Stia zitta. Dal potere conferitomi dalla Repubblica Italiana, dal capo di Stato, capo di governo, capo di regione, capo di città, capo di comune, capo di strada e capo di condominio. Va bene. Secondo la legge 84 della pagina del libro degli insieme. Quale pagina? Questa. Questa? Che numero è? L'84 del libro degli insieme. Ok. Ok, va al sodo, quindi? Io dichiaro che leggere la posta di qualcun altro è una grave violazione della privacy e quindi è reato. E proprio per questo, secondo i fatti accaduti, io la dichiaro colpevole. E la condanno a cucinare per 15 giorni tutto quello che vuole Eric. Cosa? Scusi, vostro onore, io ancora non l'ho aperta. Guardi qui, la lettera è chiusa, quindi non è giusto che lei mi stia condannando. No, no, obiezione. Guardi, è chiusa. Ah, non l'avevo visto. Beh, allora, dal potere conferitomi e secondo il paragrafo 5 della legge 3, del paragrafo 2, dell'altro coso,
La pena è dimezzata a 7 giorni. Lei cucinerà per 7 giorni quello che vuole il signor Eric. Che cosa? Io mi oppongo! Io ho un'idea per provare che ho ragione a pensare male dello schiaccianoci. E che quindi, per il bene di tutti quanti noi, dobbiamo aprire quella lettera. La prego di essere ragionevole. Mi faccia spiegare, ho un'idea. Prego, vada. Vieni con me. Questa lettera è stata scritta dal consigliere Philip. Si legge così, no? Consigliere Philip. Ora chiedo allo schiaccianoci se lo conosce e vediamo se dice la verità oppure no. Ehi, scusa, Hans, scusami se ti disturbo. Come va qui? Ti trovi bene? Tutto bene? Comunque, volevo chiederti una cosa. Tu, per caso, ascolta bene, tu, per caso, conosci un tizio chiamato Philip? Esattamente, consigliere Philip. Lo conosci? No, mia cara. Chi è costui? Perché mi ponete questa domanda? Quindi non lo conosci? Imputato. Sicuro? L'hai sentito? Ho detto che non lo conosce. Non lo conosce, andiamocene. Comunque te lo stavamo chiedendo così. Così stavamo facendo due chiacchiere. Andiamo. Ciao, ti lasciamo tranquillo, andiamo. Ha visto, signor giudice? Ha detto una bugia. Come fa a non conoscerlo? Se lui lo conosce molto bene, gli ha scritto una lettera, ci sta mentendo, continua a farlo. Dati gli sviluppi, devo constatare senza alcun dubbio che lei, signorina, ha molta ragione. Grazie. E quindi, dato il punto 4 del test della tua anima gemella, cosa? In pagina 81 del libro dell'insieme, dico che è lo schiaccianoci è colpevole. E quindi possiamo procedere alla lettura della lettera. L'udienza è tolta. Dove va, Eric? No, devi leggerla con me. La lettera. Devi leggerla con me. Chiamerò Eric. Io non sono Eric. Sono il giudice. Sì, ma sta suonando il pulsante. Sta continuando a suonare. Dove vai? Adesso possiamo aprire questa lettera. Ok, ma l'apri tu. Dai, Eric. L'apriamo delicatamente, senza rovinarla. Leggiamo, scopriamo tutta la verità e poi gliela diamo ad Hans. Forza, è il momento. Apriamo. Piano, con cura, Dominico, con cura. Ragazzi, siete pronti? Cosa ci sarà dentro? Ci siamo. Vai. Eccola. Vai. Qui. Vediamo. Si vede già la scritta. Che cosa c'è scritto? Oh, guardate! Wow! È scritta in modo così elegante! Regale! Così altolocato! Proprio come il nostro schiaccianoci! È nobile! È diversa dalle lettere del dottor Gino! Carissimo principe Hans, qui al castello tutto procede come di consueto. Credevamo in un suo ritorno a casa al termine delle festività, ma comprendiamo la sua decisione di non voler tornare a castello. Cosa? E l'accettiamo. Quando avrà terminato il suo impegno, ce lo riferisca, che la verremo a prendere per riportarla a casa. Il posto al lato della scalinata centrale è vuoto. Aspetterà il suo ritorno. Stia bene, con i migliori e più sinceri auguri, consigliere Philip. Wow, che lettera! Dominique, tu la sai tradurre, perché io non ho capito niente. Come non hai capito? Dai, Eric, è italiano! Sicura? Parla in maniera così nobile. Non capisco. Qualcosa l'ho capita, però... Questo consigliere Philip sicuramente vive al castello di Hans, nella sua vera casa in Germania. Ma parlano come se si fossero già sentiti. Sembra più una lettera di risposta. Lo schiaccianoci gli ha detto che non vuole tornare a casa. Non so come e quando, ma glielo ha detto. Lui non sta cercando casa sua. Lui sa dov'è casa sua. Qui dice che possono venirlo a prendere in qualunque momento, basta che lui glielo dica. Ma allora, perché ci sta facendo cercare casa sua? E perché non vuole tornare a casa? Bella domanda, qua dice quando avrai terminato il tuo impegno. Quale impegno? Non lo so. Dominic, forse avevamo ragione. Lui è qui per fare qualcosa di losco e ci ha mentito. Ci ha mentito su tutto. Non ci ha detto mai la verità, mai. Lui sa dov'è casa sua. È lui che non vuole tornarci. Ma perché? Che cosa vuole da noi? A questo punto, forse c'è solo un modo per scoprirlo. E io ho un'idea. D'insieme, d'insieme, d'insieme.